proveremo a fare una curvatura di un cilindro, un po' come vedete in questo piccolo esempio che ho fatto prima, no? In cui questo cilindro viene curvato sulla base di una curva. Allora, vediamo come fare, no? Partiamo da zero, quindi facciamo new e visualizziamo anche i tasti che magari aiutano, sono qui. Facciamo magari un pochino più grande i tasti premuti e poi andiamo un poco d'ordine. Quindi, prima cosa facciamo un cilindro, quindi cancelliamo il cubo, cancio. Poi facciamo in modo tale da costruire un cilindro e vabbè, per semplicità lo facciamo lungo l'asse Y. Per farlo lungo l'asse Y, vabbè, o possiamo fare Shift A e Mesh cilindro, questo, e poi lo ruotiamo di 90 lungo l'asse rosso X, quindi RX 90, ok. E poi lo guardiamo un attimino dall'alto, ok, 5, e abbiamo questo cilindro, lo allunghiamo, SY, ecco, e diventa bello lungo. Allora, visto che vogliamo curvarlo, dobbiamo aggiungere un po' di geometria, quindi Edit Mode, Ctrl R, e muoviamo la rotellina e aggiungiamo un po' di anelli. Facciamo invio, invio. E abbiamo un po' di anelli lungo il quale lui può, insomma, essere piegato. Ok. Ora a questo punto andiamo di nuovo in Object Mode e qui ci creiamo invece una bella Shift A, una curva. La curva può essere Bezier o altro. Ma proviamo a vedere se con la NURB funziona anche. Nelle prove di prima l'ho fatto con una Bezier. Ecco, però la curva viene fatta, vedete, nella direzione non quella che mi interessa, quindi dobbiamo ruotarla in modo tale che possa curvare questo oggetto. Quindi facciamo dunque la ruotiamo di 90, ok. Quindi l'oggetto si curverà in questo modo, ok? Però andiamo magari in Dub, ok? E magari facciamo un bel W subdivide, quindi aggiungiamo dei punti, vedete che sono aggiunti un po' di punti, e poi facciamo SY per fare in modo tale, insomma, di avere più o meno la curva che segue, ecco, che segue questa, e poi magari SX per fare una curva un pochino più sostenuta, ok? Ora, una cosa solo che ho notato, qui la scala, se andiamo a vedere, di questo oggetto, che credo che questo che dia un po' di problemi, vedete che non è unitaria. E una delle cose che ho notato che dà sempre fastidio è di fare il clear della scala, ok? Ah no, scusate, Ctrl Z, non volevo fare il clear, ma volevo fare l'apply della scala. Ok. Allora, l'apply della scala vuol dire che lei torna 1 a 1 e di solito dà meno problemi in tutte queste trasformazioni. Ora, a questo punto, cosa facciamo? Prendiamo questo cilindro e gli aggiungiamo, facciamo Add Modifier. Aggiungiamo un modificatore di deformazione curva. L'oggetto in selezione è proprio questa curva e vedete che effettivamente ce l'ha cominciato a modificare. Però è un po' strano, vedete che non l'ha fatto benissimo. Per farlo meglio, dobbiamo dire alla curva sulle proprietà che troviamo qua. Conviene dirgli qua di fare lo stretch e bounce clamp e vedete che quindi allora, il primo praticamente allunga l'oggetto lungo tutta la curva e il secondo restringe l'oggetto solo alla curva. E così praticamente abbiamo già ottenuto una maniglia.
Se vogliamo cambiare le caratteristiche della maniglia, selezioniamo la nostra curva, che è questa. Andiamo in edit, vedete che è fatta così, selezioniamo tipo due punti, uno, ah, qui c'è un punto anche qua, quindi in realtà possiamo, vedete, usare il punto intermedio per alterare il modo in cui, insomma, curva la maniglia, e quindi possiamo fare una maniglia che curva un po' più su e anche più giù, in questo modo qua, e quindi fargli fare quello che vogliamo. In realtà, fatto con i NURB, vedo che è leggermente meno comodo. Faccio di nuovo l'esempio, quindi cancello questo modificatore che abbiamo appena visto, che abbiamo applicato al, quindi Object Mode. Torniamo al nostro cilindro. Il nostro cilindro, gli togliamo il modificatore a questa curva, creiamo invece un'altra curva, Shift A, e prendiamo una curva Bézier. Ecco, la curva Bézier credo che siano più comode da gestire. Okay? Questa curva Bézier, poi dipende ovviamente dai gusti, la ruotiamo in modo tale che sia allineata con il nostro cilindro, quindi R90, ok? Facciamo in modo tale che sia centrato dentro il cilindro, quindi facciamo il clear location, quindi finisce proprio in mezzo, Z così la vediamo bene, S, Y l'allunghiamo lungo tutto il cilindro, ok? Facciamo un SX per renderla un pochino più manifesta, ok? Ci ricordiamo di fare questa impostazione che metto stretch e bounce clamp per poter fare bene poi il mestiere successivo. Clicchiamo il cilindro e rifacciamo l'aggiunta del modificatore curva, mettendogli la bezier questa volta. Quindi vedete che a questo punto abbiamo Z, cioè lui segue quella curva lì. Dunque torniamo sempre un pochino alla nostra curva di bezier, che è questa, Z. Edit Mode, vedete che la curva di bezier è leggermente diversa da quella di prima e si pilota attraverso questi elementi. Vedete che diventa, quindi questo punto possiamo muoverlo, oppure possiamo muovere questo provocando una curvatura fatta più o meno evidente. Possiamo anche selezionare i punti centrali con Shift e aggiungere, quindi facciamo W subdivide, aggiungere dei punti intermedi, e qui con rotazione e spostamenti possiamo fare la curvatura che più R, possiamo ruotare il nostro cilindro come vogliamo, e quindi come vedete possiamo fargli assumere le forme che vogliamo. Chiaro che poi alla fine dobbiamo poi applicare andiamo su questo signore, gli facciamo Apply, mentre si è in Object Mode, ed ecco che abbiamo il nostro cilindro pronto. Questo è un po', credo, tutto sul modificatore che abbiamo detto. Attenzione che, visto così, sembra molto facile, in realtà è pieno di trappole. Seguite fedelmente quello che vi ho detto, fate in modo tale che la curva sia possibilmente all'interno dell'oggetto che devono guidare, così è più facile da capire, altrimenti si creano degli effetti di distorsione non facilmente controllabile. Ricordate che a un certo punto mi ero dimenticato di mettere il clear l'apply della scala, e questo mi ha creato notevole scompiglio. Quindi, seguendo un po' e facendo un po' di prove, dovreste riuscire a far seguire a un oggetto di base una curva, quindi ottenere degli effetti molto
molto sofisticati e difficilissimi da fare a mano. E questo è tutto. Buona serata.